Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno carissimi amici. Ecco, questa mattina purtroppo andrà in onda un po' in ritardo per un problema tecnico. Scusateci. E ecco, ci presentiamo allora insieme all'incontro di preghiera e ci mettiamo davanti al Padre, Padre ricco di misericordia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ecco, vorrei questa mattina leggere anche i brani che vengono saltati dalla liturgia quotidiana, perché ecco, ci piacerebbe proprio seguire in maniera completa il Vangelo di Luca. Allora, siccome vengono saltati due brani, leggiamo anche quelli. Allora, uno lo leggo io, uno lo legge Claudio e quello di oggi lo legge Carlo. Ascoltiamo. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli: la legge e i profeti fino a Giovanni. Da allora in poi viene annunciato il regno di Dio. E ognuno si sforza di entrarvi. È più facile che passino il cielo e la terra, anziché cada un solo trattino della legge. Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. Chi sposa una donna ripudiata dal marito, commette adulterio. C'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro di qui vogliono passare da voi, non possono né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, li ammonisca severamente perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Abramo rispose: Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: È inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui che, a causa del quale vengono. È meglio per lui che gli venga messo al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo, ma se si pentirà, perdonalo. Se
se commetterà una colpa 7 volte al giorno contro di te e 7 volte ritornerà a te dicendo «Sono pentito, tu li perdonerai». Gli apostoli dissero al Signore «Accresci in noi la fede». Il Signore rispose «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire questo gesto, sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco, allora una parola soltanto sulla parabola del ricco e del povero Lazzaro. E abbiamo sentito che alla fine il ricco, che è in mezzo ai tormenti, chiede questo favore al padre Abramo: ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre perché ho 5 fratelli, li ammonisca severamente perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. E il ricco si rende conto che tutta la sua vita è stata vissuta nell'inganno delle ricchezze e vorrebbe che i suoi fratelli fossero svegliati fuori da questo torpore e spera che l'apparizione di uno dai morti, come Lazzaro, possa essere motivo di conversione. Ecco, lui parla proprio di conversione. E che cosa risponde Abramo? Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E poi, quando il ricco insiste dicendo che no, perché se uno risorge dai morti si convertiranno perché è un fatto fortissimo, eccezionale, Abramo risponde: se non ascoltano Mosè e i profeti non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Ecco, dice questa verità dell'uomo: non sono i fatti sensazionali che ci cambiano, ma è l'ascolto, mettersi in ascolto di che cosa? Della parola di Dio. Mosè e i profeti è la parola di Dio. Ecco, ma non leggere e basta, mettersi in ascolto. E quindi questo significa, mediante l'ascolto, entrare in un discernimento per capire quali sono le scelte della propria vita, quelle che ti danno vita. Ecco, quindi ci faccia pensare questo. Passiamo invece al Vangelo di oggi. Ecco, soltanto qualche breve spunto. Si parla della inevitabilità degli scandali. Ecco, qui il riferimento è proprio a ciò che scandalizza e che accade nella comunità dei discepoli. Gesù ci fa capire che è impossibile pensare a una comunità dove non ci sono scandali. Proprio il fatto della fragilità umana fa sì che questo ci sia. E quindi come porsi di fronte a questa realtà? È come se Gesù ci dicesse: non scandalizzatevi del fatto che ci sono scandali. Cioè, lo scandalo è il luogo dove è possibile essere misericordiosi. Ecco, se sei intransigente, duro e non accetti il fratello che pecca, il fatto che pecchi, ecco, sei tu veramente il vero scandalo. E quindi, ecco, dobbiamo porci con tanta misericordia nei confronti di ciò che avviene nella comunità. Ecco, questo è guardando agli scandali provocati dagli altri. Mentre, pensando a quelli provocati da me, ecco, qui Gesù è molto, molto duro. Dice che è meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. Ecco, lo scandalo è molto grave, è più grave di un omicidio, di un suicidio, perché induce l'altro al male. Quindi stiamo molto attenti, ecco, non siamo leggeri
perché tanto diciamo Dio è misericordioso. No, il peso dello scandalo va tutto su Gesù. Quando dice guai a colui a causa del quale vengono gli scandali, quel guai vuol dire ahimè per voi. Ecco, Gesù dice ahimè, cioè vado in croce io a causa per portare il peso generato da questi scandali. Quindi Gesù non condanna chi fa gli scandali, però lo scandalo mette in atto tutta una ferita, un peso. E Gesù, ecco, per non condannare, per salvare, se lo accolla, se lo porta addosso, proprio per liberarci e salvarci. Quindi stiamo attenti a generare questi pesi grandissimi che alla fine se li porta tutti Gesù. Ecco, e poi una sottolineatura sul perdono, quando dice che se il tuo fratello commette una colpa 7 volte al giorno contro di te e 7 volte ritorna a te dicendo sono pentito, tu gli perdonerai. Ecco, questo perdono veramente è il grande dono che risana ed è proprio la ricetta per superare gli scandali, attraverso il perdono. Questo perdono 7 volte vuol dire in maniera piena, senza misurarlo, proprio vivere lo stile del perdono quotidianamente. Sempre. Ci rimane una domanda da questo Vangelo: e se il fratello non si pente, cosa bisogna fare? Qui ci viene in aiuto un altro brano di Vangelo dove dice Gesù che quando il fratello non si pente, pur dopo dei richiami, pur dopo essere stato aiutato dalla comunità a ravvedersi e non si pente, sia per te come un pagano e un pubblicano. Beh, allora cosa vuol dire? Gesù ha detto: io non sono venuto per i giusti, ma per i pubblicani, per i pagani, per i peccatori. Quindi ci vuole un trattamento ancora più, ecco, di riguardo. Ecco bene, allora lasciamo che la parola ci illumini e ci aiuti a fare proprio il discernimento quotidiano sulle scelte concrete della vita, affinché non rimaniamo ingannati da abbagli. Preghiamo. Vieni Gesù, riempimi di te, ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore, donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù, fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù, grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te, e siamo una cosa sola, amore e misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi. Per E con il tuo spirito. intercessione della Mamma Celeste vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie, buona giornata. A presto. Ciao a tutti.